Sì, Luca, buon pomeriggio, ben trovato a te e a tutti gli amici all'ascolto al TG8. Oggi siamo in diretta da Avezzano, dall'Itis Maiorana, dove nella mattinata c'è stato un bel convegno. Ospiti i tre giocatori del Pescara, Gaston Brugman, Ugo Campagnaro e Frank Canutè. Tantissimo entusiasmo, applausi, foto di rito, autografi. E noi ne abbiamo approfittato anche per fare un po' il punto della situazione sugli infortunati in casa biancazzurra. Per Frank Canutè occorreranno almeno altri 10-15 giorni prima di rivederlo in gruppo. Buone notizie invece per Gaston Brugman, già da ieri in gruppo, e per Ugo Campagnaro. Come stanno i due giocatori e quali devono essere gli obiettivi per questo finale di stagione? Lo abbiamo chiesto proprio al capitano biancazzurro e al difensore argentino. Ascoltiamoli insieme. Lo sai che sei mancato tanto a questo Pescara, sì? A me mi ha mancato pure il campo e l'essere con i compagni, perché diciamo che vivo per questo e mi ha mancato anche. Come stai adesso? No, adesso bene, ieri sono rientrato col gruppo, quindi diciamo che il percorso dell'infortunio è già passato e adesso pensare a Lecce. Ma cosa ti è successo? Adesso ce lo puoi dire dopo che è passato quasi un mese. No, niente, è un problemino che portavo da parecchio tempo e la partita col Benevento, il giorno prima ho provato dei rigori e ho sentito una fitta sull'adduttore, però pensavo che fosse solo una contrattura, invece ho giocato la partita e a fine partita ho sentito fastidio più del normale e ho fatto la risonanza, c'era una lesione. Quindi. Lecce adesso, Lecce sicuramente sarà in campo, questo ce lo confermi perché già sei rientrato con il gruppo. Sarò disponibile ovviamente, poi sta il mister a decidere se farò parte da... Vabbè, l'hai scontato. No, vabbè, vediamo dai, sono pronto ovviamente e vorrei dare una grossa mano alla squadra. Lecce Palermo, in 72 ore si decide tanto, vero? Sì, più che altro la prima, con Lecce è fondamentale dare un segnale importante anche... Alla classifica. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo Gas, sul campionato del Pescara. Da capitano tu ti senti di dire proviamole a vincere tutte e due per puntare alla diretta oppure restiamo concentrati sul traguardo playoff? La cosa è che noi fuori casa facciamo un po' di fatica a fare punti, questo ci sono i dati, però sicuramente la squadra ci crede e vogliamo comunque fare un campionato da protagonisti. Adesso abbiamo la possibilità di affrontare due squadre che comunque importanti e magari ti dà qualche cosa in più perché sono partite diciamo di alta classifica, quindi speriamo di far bene della partita di Lecce fondamentalmente perché è quella che dopo ci fa in casa fare meglio. Magari con Bruno puoi anche giocare più vicino alla porta da mezz'ala. Ma dipende dal mister, non dipende da me. Io in passato ho fatto trequartista, ho fatto mezz'ala, quindi no, non è un problema la mia soluzione in campo. Senti, l'ultima proprio Gas, siamo ad Avezzano, da capitano il messaggio che ti senti di mandare a tutti questi ragazzi che vi hanno accolto in maniera straordinaria. No, bellissimo. Bellissimo vedere i giovani che ci hanno come idolo giocatori o persone di referente. È bello che con un sorriso puoi fare felice a tante persone. Campagnaro, domanda d'obbligo, come stai? Bene, bene, sto ancora un po' con fastidio al flessore, però la settimana viene bene, sto migliorando giorno a giorno per la prossima settimana iniziare con la squadra. Ecco, ci sono due partite fondamentali, la trasferta di Lecce il 31 e poi l'infrasettimanale con il Palermo. Le punti entrambe o magari una delle due? No, ma adesso sto vedendo il recupero che vada tutto bene, poi mi metto col gruppo, lavoro e poi se deciderà il mister quale è meglio fare, se una, l'altra, se tutte e due, sicuramente ci aggiorneremo lì dopo le partite per vedere come è meglio comportarsi. Comunque sei ottimista per il rientro a Lecce? Sì, sicuramente, perché è una partita importante e io sto puntando su quella lì per rendermi disponibile e poi quello che succede lo vedremo più avanti. Queste dunque le parole di Gaston Brugman e di Ugo Campagnaro, parole che rassicurano i tifosi sulle condizioni di salute dei due giocatori fondamentali e che sono mancati molto in quest'ultima parte della stagione. È proprio tutto da Avezzano, dall'Itis Maiorana, io ti restituisco la linea. A te Luca.